sia storici che moderni, e il posizionamento di queste motocondensanti dei climatizzatori. Noi, arrivo subito alla presentazione, abbiamo fatto una carrellata delle varie soluzioni tecniche, con ciascuna con dei pro e dei contro. Noi siamo qui oggi a presentarvi il modello Airfoil, il climatizzatore con motocondensante a scomparsa, che potete poi anche vedere dal rosso presso il nostro piccolo stand, ed è quindi un climatizzatore in pompa di calore, climatizzatore aria-aria, multi-splitter inverter, dove vedete che la motocondensante è posizionata in un locale tecnico e la parte evaporante invece è simile ai climatizzatori che siamo abituati ad utilizzare. Questa è una soluzione quindi professionale, è una soluzione professionale perché è richiesta sia la figura dell'impiantista che quella del progettista. Genera comfort perché l'alto motocondensante c'è l'assenza della rumorosità nel locale da climatizzare, dato che il sistema è splittato, mentre lato evaporante avviene una modulazione di tipo inverter di ultima generazione che genera comfort a livello di temperatura. È anche rispettoso dell'ambiente perché il funzionamento è aria-aria, quindi non si consuma acqua, non è aria-acqua o acqua-aria, e c'è una massima flessibilità perché l'unità è di tipo multi-split sia per uso residenziale che commerciale. La slide successiva vediamo che anche è un sistema ad alta efficienza perché è rispettoso delle ultime severe normative europee, il RP 2013, compatto, lo potete anche verificare di persona come dimensioni, e soprattutto a bassi consumi perché anche le potenze sono ridotte in previsione di utilizzo in edifici a basso consumo o comunque per superfici da climatizzare e riscaldare di piccole e medie dimensioni. Nella slide successiva vediamo alcuni render, il primo, edilizia residenziale dato valore architettonico, installazione di un dual split, qui appunto vediamo la posizione del motocondensante sotto la finestra e notate appunto la differenza sempre tra locale da raffrescare e o da riscaldare rispetto al posizionamento della motocondensante. Nella slide successiva vediamo invece un'installazione del dual cassett all'interno di un locale commerciale nel centro storico. Si vede infatti sia la parte del negozio che lato del passeggio dove ci sono semplicemente due fori con la motocondensante sempre posizionata in un vano tecnico. Nella slide successiva vediamo invece un render di edilizia residenziale sempre nei centri storici, un'installazione di un monospite che è proprio quello che qui esponiamo ed è la soluzione più compatta. Vediamo poi inoltre le motocondensanti. Questo è ovviamente il valore aggiunto di un prodotto che viene sviluppato, progettato e realizzato interamente in Italia, a Venezia, a Marcona, e consiste soprattutto in due soluzioni, una da 12.000 BTU, 3 kW, molto compatta, con due fori da 200 mm, l'altra invece 18-24.000 BTU, dual e trial, con quattro fori da 200 mm. Vedete sotto che poi queste motocondensanti, che sono quelle che abitualmente dovrebbero essere posizionate fuori, ma che noi mettiamo all'interno, quindi rispettosi del decoro architettonico, possono essere combinate liberamente con soluzioni a parete, soffitto a pavimento, canalizzati, oppure cassette o console. Noi andiamo a sfruttare quindi il posizionamento del motocondensante lungo il muro perimetrale in un vano tecnico, sfruttando quindi la distanza tra motocondensante ed evaporante, che è appunto il caldo e il freddo, che questa distanza di tubazione frigorifera arriva da 15 metri con un dislivello fino a 10 metri. Quindi possiamo arrivare molto lontano, quindi non c'è nessun problema di morosità perché la motocondensante sta a 15 metri del locale che stiamo raffrescando.
scusate appunto le slide, ma se qualche evidente problema, l'unica percezione comunque del committente, l'utente finale, è quella di avere comunque un climatizzatore che genera benessere e che è in tutto e per tutto simile a quello che è normalmente abituato a utilizzare. La motocondensante quindi rappresenta il nucleo dell'innovazione perché presenta dei ventilatori centrifughi anziché assiale e mantiene comunque l'estrema facilità di installazione rispetto ai climatizzatori tradizionali. Quindi l'impiantista con cui siete abituati a collaborare è assolutamente in grado di installare un impianto di questo tipo. È richiesto quindi sia la personalità dell'impiantista sia la vostra professionalità perché la motocondensante deve essere posizionata all'interno, quindi questioni che sono di vostra competenza, parlate all'architetti. Tutte informazioni aggiuntive sono presenti comunque nella nostra area riservata, andate sul sito di internet www.tecnopark.com, c'è un'area riservata dove potete vedere nella slide successiva anche informazioni aggiuntive, ovviamente. Sui millimetri di questi ingombri della motocondensante, perché essendo un prodotto che deve essere costruito all'interno dell'ambiente, dobbiamo essere attenti al millimetro di dove andare a posizionare e quanto è questo ingombro. Vediamo poi che siamo comunque disponibili, sia in ufficio tecnico sia in ufficio commerciale, una massima collaborazione con i professionisti, gli architetti e gli ingegneri, per studiare assieme soluzioni progettuali ottimali con la massima consulenza nei vostri confronti nel posizionamento della motocondensante. Faccio una carrellata poi a una serie di fotografie che esistono, qua a Palazzina Residenziale, a Venezia, zona Rialto, posizionamento di due climatizzatori, è il primo piano della palazzina che si vede sulla destra, vedete che lo sfogo dell'aria avviene attraverso una grata sopra la porta di accesso, quindi assolutamente non si vede niente come qua stiamo raffrescando due abitazioni. Qua abbiamo una tabaccheria di uso commerciale, Campo Sarpollo a Venezia, vedete che ci sono quei quattro fori sulla finestra e anche qui assolutamente non si vede niente, la tabaccheria si sta raffrescando e riscaldando per tutta la sua superficie, quindi locale commerciale. Successivamente, negozio Geox a Roma, vedete che il posizionamento della motocondensante è stata scelta dal progettista sopra la vetrata e si vedono infatti i fori di due macchine che vanno a raffrescare il negozio Geox. Un'altra, no, forse c'è un'altra precedentemente, no, prima che lo Geox, è un negozio a Foligno. Negozio di moda, ci sono tramite interni che si vedono, tipo split classici, ma la motocondensante è posizionata esattamente sopra la porta vetri d'ingresso del negozio. Vedete che non c'è alcuna percezione né lato negozio né lato esterno, dove ci sono ovviamente dei vicoli di tipo architettonico. Nella slide successiva abbiamo un negozio di Macuneo. Si intravede sopra la vetrata nella parte scura, sembra quasi un'ombra del pilastro. In realtà è una grata dietro cui c'è una nostra macchina che va a raffrescare e riscaldare, vedete che uso sempre il doppio termine, perché non è solo il raffrescamento, ma anche il riscaldamento, il negozio per uso commerciale. Qui invece siamo a Milano, una palazzina residenziale vicino alla zona stazione, se non sbaglio. Ci sono ben 12 impianti di climatizzazione in questa palazzina che è suddivisa in vari locali e l'impianto è utilizzato anche qui sia per raffrescare che come riscaldamento primario in pompa di calore. Anche qui tutto il posizionamento e i lavori sono stati coordinati da un architetto. Roma, zona Prati, appartamento residenziale, vedete il posizionamento della motocondensante, ovviamente è sulla motocondensante che focalizza le mie attenzioni rispetto al climatizzatore, l'evaporante che siamo abituati a conoscere, che molto probabilmente tutti noi ce l'abbiamo a casa.
ma la moto condensata è usata sotto la finestra attraverso poi un coperta completamente chiusa con un cartongesso, e la percezione all'esterno è appunto questi quattro fuori, che comunque possono essere sostituiti da una griglia di estetica a vostro piacere, l'importante è poi garantita la portata d'aria che noi dichiariamo. Una farmacia a uso commerciale, vedete che in questo caso la moto condensata è stata posizionata nella bocca di lupo, e nulla si vede su questa palazzina. Nella slide successiva, sì, abbiamo finito, infatti, villetta residenziale a Mestre, anche qui vedete i due fori nel sottotetto dove è posizionata la moto condensante. Negozio Castellone, Castelfranco, provincia di Treviso, anche qui abbiamo lo scarico della moto condensante, che sono due, sopra la vetrata della vetrina. Approfitto per chiudere con una domanda, visto che insomma attraverso la Feltri ha illustrato tanti esempi di questo particolare tipo di climatizzazione. Qual è la differenza con la climatizzazione tradizionale, anche in termini di resa poi? Assolutamente viene garantita la massima efficienza, come accennavo, tutte le macchine sono rispettose delle severe normative europee che sono state introdotte appunto dall'Unione dal 1 gennaio 2013, quindi le macchine sono conformi alle ARP 2013 e successivamente prossimo anno a 2014, e le performance e le prestazioni sono assolutamente analoghe ai climatizzatori tradizionali. Grazie.